Ciao ladies, oggi siamo qua per registrare una nuova puntata di Due Ladies in Giardino con spensieratezza. Sì, due ladies, dov'è Simonetta? Simonetta! Eccomi qua! Allora, cosa hai portato? Allora, in questo cestino ho un po' di cesoie che hanno bisogno di un po' di manutenzione. Assolutamente sì, anche io ho il seghetto, i troncarami della Fiskars e dobbiamo pulirli tutti, quindi oggi si pulisce ragazzi, vai! Allora, avrete bisogno di un panno morbido. Di stiamo sedute? Cosa serve? Allora, un panno morbido, ecco qua. Panno. Poi questo cos'è? Questo cos'è? Non lo sai? Non lo ricordo, scusami. Poi ho portato una pietra per affilare i coltelli, quella che avete normalmente in casa. Quindi poi un po' di paglietta di ferro, di una misura media. Se avete anche quelle belle spazzoline piccoline va bene anche quello. Sì. E poi ho rubato a mio marito uno spray lubrificante che tiene lontano la ruggine, che usa per la moto. Va bene. Eccolo qua. Ok, quindi partiamo. Allora partiamo, prendiamo queste qua che sono, vedete, anche un po' sporchette. E iniziamo con un pochino, tu potresti farlo anche sulle tue, così andiamo avanti. Allora, prendiamo un po' di paglietta, voilà, non ne serve tantissima, e iniziamo a pulire le lame. Quindi apro, apri e vai su, vai sulla lama, sopra che sotto, per pulirle bene bene. Sai che io non l'ho mai fatto e si vede? E si vede? Sì, su queste, diciamo che tutto sommato questi attrezzi della Fiskars vanno abbastanza all'infinito e le lame non hanno così bisogno di manutenzione, però potevamo far vedere anche il prima e il dopo. No, si vede che è prima. Cercando di non toccare magari il filo della lama. Sì, magari. Per non andare a compromettere poi il taglio. No, il dito. Poi bisogna prendere la pietra e cercare di fare un movimento bene. Mezzo rotatorio, cercando di non rompere il filo della lama. Perciò teniamola inclinata leggermente in questo senso e andiamo verso fuori, così, in questo modo. Giriamo dall'altra parte e facciamo la stessa cosa. Sì, perché bisogna dire che un attrezzo da giardino che taglia male è la cosa peggiore. Sì, assolutamente. Peggiore. Anche perché sfilaccia poi e non va bene anche sulla parte inferiore. Cioè fa male anche alla pianta dopo. No. Ah, con forza anche. Sì, perché altrimenti non è fila. Bello. Hai visto? Bello affilato. Sì. Poi la chicca finale. Con sul questo. Panno. Sì, lo mettiamo sul panno perché poi lo puliamo. Allora, negli ingranaggi spruzziamo un po' di lubrificante. Poi muoviamo in modo che si infili per bene. E togliamo poi l'eccesso col panno. Voilà. Ora muovilo un po'. Questo è tutto un sistema per gli ingranaggi. Che vedi, va dal piccolo al grande. Puoi tagliare anche quelli grandi qua. Sì, sono comodissimi. Sì, io l'ho usato per tagliare i bossi. Figurati. Ha lavorato tanto. Ha lavorato tanto perché i bossi ormai miei sono morti. Con la piralide. Poi magari racconteremo. Magari possiamo raccontare anche della piralide del bosso. Eccoli. Ecco qua, quindi. Direi che va bene, siamo puliti, adesso dobbiamo completare l'opera, però insomma i nostri amici li salutiamo e noi ci vediamo. E noi andiamo avanti a pulire. Ciao! Buon gardening! Ricordatevi di sfogliare la rivista digitale sul web Blossoms In e di seguire Simonetta su About Garden. Ciao! Ciao!